La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 3 ottobre, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il messaggero, fiducia alla resa di Berlusconi, il Cavaliere fa marcia indietro e il partito dall'ok, Letta incassa il sì del Senato e della Camera. Pronti i gruppi degli Alfagnani, Napolitano, il governo ha vinto la sfida, basta giochi, al massacro. Scissione del PDL, duello sul simbolo, patto Enrico Angelino sul proporzionale. Microsoft, gli azionisti non vogliono Gates. La Gazzetta del Mezzogiorno, Seconda Repubblica al bivio, giravolta di Berlusconi, Malfano se ne va, l'inatteso sia a Letta, non sventa la scissione del PDL, il PD c'è una nuova maggioranza, il governo si rafforza, il Cavaliere vota la fiducia in una giornata ricca di colpi di scena, via 25, ex PDLini, il Premier, dopo l'occhio delle Camere, basta ricatti, meno tasse sul lavoro. Saldi entro dicembre, un patto con i laboratori privati, l'ASL di Lecce paga debiti e premi, in arrivo 50 milioni. Puglia, nuova polemica sul piano paesaggistico. Scuola guida del mare per quasi 200 militari algerini. L'equipaggio imparerà in Puglia a guidare il battello anfibio. Champions, vittoria sfiorata, delusione Juventus, solo un pareggio 2-2 con i turchi di Mancini. La Gazzetta di Lecce, sanità, l'ASL paga fornitori e premi e mette in circolazione 50 milioni. Il saldo delle fatture del 2012 sarà effettuato il 31 dicembre prossimo. Ossigeno per l'economia, interessate 1127 tra aziende grandi e piccolissime e 7028 dipendenti, escluso il personale medico. Paura in municipio, ieri a Parabita, credito bloccato, imprenditore minaccia, il suicidio. San Cataldo, pistola e munizioni sulla strada della fuga. Palazzo Carafa, un bando per individuare la cittadella della giustizia, incontro tra comune e istituzioni giudiziarie, prima riunione del comitato del lavoro. Ruffano e Tricase, un sedicenne e un giovane, spariscono nel nulla. Il minorenne leccese era ospite di un centro. Scatta l'allarme della prefettura. Ora il nuovo quotidiano di Puglia. Sia il governo, PDL nel caos, Berlusconi costretto alla resa, fiducia ampia a Letta dopo clamorosi colpi di scena nel centrodestra. Tramonta la leadership del Cavaliere. Pazienti derubati, shock al Fazzi, trafugati gioielli di una donna mentre era in sala operatoria. Altri due furti, in corsia. Gallipoli, tentata estorsione, 2 anni imprenditore. Lecce, ricatto hard al medico, transex condannato. All'interno in prima pagina la crisi di governo, Letta incassa la fiducia, dietro fonte di Berlusconi, esecutivo salvo, il Cavaliere si arrende, ma scissione nel PDL. Gli scenari, l'attesa, i rischi e 3 strade, nel futuro di Fitto e dei suoi, per ora si resta col Cavaliere, ma nulla escluso, e i contatti continuano. La crisi economica, dal premio alle 3 ricette per il Sud, nel discorso al Senato, confermati gli investimenti per scuola, cultura e infrastrutture. Scontro sull'urbanistica, PD e UDC critici, piano paesaggistico, i dubbi restano, la replica dell'assessore Barbanente, circolare utile, richiesta dai comuni. La Puglia che cambia, arte e spettacoli, in arrivo 150 milioni, la regione è pronta a firmare l'accordo di programma per l'utilizzo dei fondi CIPE. La pagina dedicata a Lecce, caldaie, tregua finita, ripartono i controlli, multe fra 10 giorni, la vita al comune, vogliamo i danni. Il caso, morosi non animali, sgomberi ACP, fate piano, l'assessore Monosi contro l'istituto, non incito nessuno all'illegalità. L'emergenza sicurezza, pazienti derubati nei reparti del Fazzi, scatta l'allarme, furti, gioielli trafugati durante un intervento chirurgico. L'altro nodo, gli ospedali nel mirino, vogliamo più vigilantes, da Galatina a Gallipoli, l'appello dei medici e infermieri. Il caso giustizia, cittadella, il comune accelera, svolta a Palazzo Carafa, parte il bando, i criteri, area di 7 ettari, vicina alla tangenziale. Infine chiudiamo con lo sport, il calcio, il Lecce vince il derby, si regala un po' di pace, incoraggiante 1-0 al Foggia, Beretta realizza il gol vittoria sul lancio del giovane Monaco. Qualificazione centrata, l'Erda respira, fatti, progressi, spero vada via il nervosismo. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...